Bene, salve, buonasera a tutti. Incipit di Ottava all'insegna degli acquisti per l'azionario europeo. In una giornata caratterizzata da pochi movimenti, più altro movimenti di intraday inside rispetto ai principali scenari. Quindi, come d'altronde ogni lunedì, quindi si avvale di una situazione per lo più di consolidamento. Poi in più dobbiamo mettere in conto anche che molti investitori, la maggior parte degli investitori, sono anche in attesa di maggiori indicazioni da parte della Fed con la prossima riunione che si terrà giovedì prossimo, quindi situazione che al momento molto probabilmente anche per le prossime sessioni di trading molto probabilmente avremo dei movimenti abbastanza con bassa volatilità. Bene, detto questo, andiamo a vedere un po' cosa è successo per le principali piazze finanziarie europee. DAX che chiude a meno 0,11%, IBEX il più 0,84%, seconda migliore performance della giornata. Parigi più 0,43%, Londra chiude in frazionale sulla parità, quindi esattamente a più 0,13%. Ed maglia rosa della giornata, questa volta spetta a Piazza Affari che chiude con un ottimo più 0,93%. Per quanto riguarda le notizie macro di oggi non si registra nessuna indicazione degna di nota, quindi passiamo direttamente ad leggere quale sarà il calendario domani, martedì 8 giugno. All'1.50 dal Giappone abbiamo il PIL del primo trimestre mentre invece alle ore 8 abbiamo la produzione industriale del mese di aprile, alle ore 11 la volta invece dell'indice ZEV sul sentiment dell'economia tedesca del mese di giugno, ed alle ore 11 abbiamo il PIL del primo trimestre sempre dalla zona euro, alle ore 16 invece la volta dei dati in arrivo dagli Stati Uniti con i nuovi lavori JOLTS del mese di aprile, e poi chiude la sessione alle ore 22:30, le scorte settimanali di petrolio. Bene, detto questo, andiamo a vedere quali sono appunto i movimenti più interessanti della giornata. Abbiamo questa giornata praticamente ci siamo soffermati sia per la bassa volatilità, quindi movimenti molto blandi, su un'operazione sell dell'oro, con le operazioni che al momento stanno raggiungendo una zona intermedia fra due zone, una zona, un order block sia rialzista che ribassista, una zona intermedia di supply. Quindi aspettiamo, vediamo un po' quello che succede anche in quest'area, esattamente tra 1896,02 e 1893,60, quindi dove già in passato abbiamo avuto un drop, quindi base drop, un movimento che poi da qua, poi questo è il venerdì, un movimento relativo ai non farm payroll, ed attendiamo, e poi qua c'è stato questo movimento, attendiamo cosa succede su quest'area. Ovviamente una reazione intorno a questa zona potrebbe dare atto a qualche movimento serio, potrebbe far partire un movimento al ribasso, quindi aspettiamo a mediazione dell'operazione più in basso. Mentre invece per quanto riguarda la situazione legata al valutario, abbiamo selezionato oggi solo due scenari, in particolare due framework. In particolare siamo partiti con una sterlina dollaro australiano per quanto riguarda la situazione su H1, quindi dove al momento stamattina abbiamo rivisto un po' la situazione, c'è stata l'opportunità long, prima con un retest su questa zona di demand, poi il prezzo è andato a prendersi la zona più sotto, ovvero questa bullish order block, e da qua è partito il movimento long. Adesso restiamo ancora a mercato con le due operazioni, quindi ancora in macchina. Per
Per quanto riguarda invece l'altra operazione, abbiamo altre due operazioni. Una praticamente sempre durante la ora di pranzo, AUD/USD, e poi anche Euro New Zealand. Andiamo a vedere AUD/USD per opportunità di vendita. Abbiamo individuato due zone al di sotto di questa zona order block ribassista. Abbiamo individuato due zone di supply, la prima e la seconda. Sulla prima il prezzo ha fatto un falso movimento, poi è andato a riprendersi la seconda, dove appunto abbiamo anche il pivot mensile da 0,7766, dove già all'inizio del mese di giugno abbiamo assistito a diversi movimenti sell, e poi da qua diciamo c'è una reazione intorno allo 0,7770, 0,7765, quindi siamo su H1, e da qua diciamo che è iniziato il momento, c'è una leggera anche flebile reazione al ribasso. Per quanto riguarda H1, questo è il movimento, vedete come si è fermato sul più mensile, e da qua abbiamo anche una zona da parte del prezzo, una zona di praticamente da parte del prezzo abbiamo un'area, un setup prevalentemente diciamo una zona di manipolazione da parte del mercato al di sopra la prima sessione della settimana, prima sessione asiatica, quindi eccola qua, c'è questa manipolazione, vediamo un po' in serata come chiude il movimento. Mentre poi abbiamo sfruttato anche delle indicazioni su Euro New Zealand, quindi andiamo a vedere un po' la situazione su Euro New Zealand, e anche qua ovviamente è stata l'operazione del pomeriggio con il prezzo che praticamente ha rimbalzato su questa zona di demand. Eccolo qua, quindi rimbalzo perfetto, subito è partito long. Adesso c'è questa correzione, ma manteniamo l'operazione long al mercato. Primo target a pochi punti al di sotto il pivot settimanale, precisamente a 1,6880. Secondo target a 1,6930, al di sotto, a pochi punti sotto il pivot mensile. Poi al di sopra qua abbiamo anche un blocco d'ordine, ma questo poi lo andremo a vedere in seguito. Mentre invece per quanto riguarda la situazione legata agli indici, operazione sul Dow Jones, adesso stiamo a profitto di 120 punti di profitto al momento, operazione sell, eccola qua, quindi qua abbiamo il movimento, perfetto movimento, dove il prezzo, vedete come è andato a prendersi questa zona di supply tra 34.850 34.789, con le quotazioni che al momento stanno facendo un pullback al di sotto del pivot settimanale a 34.646. Un consolidamento al di sotto questa zona potrebbe quindi confermare, anche per quanto riguarda la sessione notturna, anche la sessione di domani, una continuazione di questo movimento al ribasso. Bene, per questa sera è tutto, grazie mille per l'attenzione. Quindi l'appuntamento è rimandato a domani mattina con la seconda diretta live mattutina della settimana alle ore 8:30. Buona serata a tutti.